qua con un nuovo Get Ready With Me molto molto speciale perché ho deciso di mostrarvi i miei pennelli unicorno, perché ho ordinato il 22 di dicembre dei pennelli unicorno e sono arrivati a gennaio, fine gennaio praticamente, sono riuscita a fare il video solo adesso e comunque però ci tenevo tantissimo a farveli vedere. L'unico problema è che io li ho comprati da eBay e non so se sono ancora disponibili, perché l'ultima volta che ho guardato non c'erano più, ma magari sono tornati. Comunque io vi lascio il link dei miei precisi comunque, e poi se ne trovo altri simili ve li lascio insieme a quello, così magari appunto potete trovarli e provarli anche voi. I pennelli sono questi e sono stupendi, oh mio Dio quanto sono belli! Cioè, allora, praticamente il manico è fatto come il corno di un unicorno e i peli sono come, diciamo, le criniere un po'... tra l'altro perdono peli, bene. E i peli sono tutti arcobaleno pastello come le criniere magari o le code degli unicorni, perché sapete che gli unicorni esistono e quindi sappiamo perfettamente come sono fatti. A parte gli scherzi, ho deciso di provarli, diciamo, in una sorta di Get Ready With Me, perché tanto, non lo so, volevo sperimentare qualcosa con il trucco, quindi infatti come vedete sono uscita parecchio dalla mia comfort zone, sono stata ispirata da questi pennelli e ho creato questo look un po' unicornico, tutto utilizzando solo ed esclusivamente questi 6 pennelli. Il set è da 7 pennelli in realtà, però uno l'ho voluto regalare alla mia amica Giorgia Mitch, perché abbiamo questo inside joke sugli unicorni, quindi praticamente le ho regalato un pennello per Natale che poi le ho dato a gennaio, ma vabbè. E quindi appunto sono 7 pennelli, in realtà io ne ho solo 6. Comunque vedrete all'interno del video come li ho utilizzati, ovviamente alcuni li ho utilizzati più volte. Sono super 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 entusiasta per questi pennelli, veramente non vedevo l'ora di girare questo video. E niente, io allora vi lascio alla visione e se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale. Prima di tutto ho deciso di utilizzare questo pennello qua, che in realtà penso sia stato pensato per il contouring e lo userò anche per quello, per stendere il fondotinta, perché mi sembra l'unico indicato per questo compito. Tra l'altro, non lo so, è anche forse quello che mi piace di più, questo e questo sono i miei preferiti. Ma questo è troppo troppo super unicornico. E, però ho deciso magari di non sperimentarlo con un fondotinta liquido, che magari non è proprio il massimo, e ho deciso di usare quello minerale di Neve Cosmetics, che in realtà non è proprio del mio colore preciso, ma non importa, noi fingeremo che vada bene così. Però ho visto da Bianca Sparkles, che io seguo parecchio, che lei utilizza sempre questo fondotinta, però come me ha la pelle secca, e lei bagna un po' il pennello, ho deciso di farlo anch'io, ho deciso di bagnarlo però con l'olio alle mandorle, giusto così, perché fa figo, ne metto qualche goccia sul pennello direttamente e poi pesco il fondotinta e vediamo se così riusciamo a fare qualcosa di concreto. Proviamo. E questo pennello è abbastanza denso, per quello ho scelto questo qua per il fondotinta, perché in realtà penso che possa anche, insomma, non essere così terribile per l'applicazione di un fondotinta, ma forse devo ricredermi, non è bellissimo. Forse è il fondotinta il problema, perché a me questo fondotinta, non lo so, mi va proprio a segnare tutto, tutti i pori, quindi mi sa che proverò con uno liquido e quindi mi sono già contraddetta in un secondo. Provo con questo qua di Kiko, ne metto poco poco sul pennello e poi, allora, diciamo che non è né il peggiore né il miglior pennello che io abbia mai usato per il fondotinta, non è proprio il massimo perché non è super denso come quelli che sono abituata a usare e quindi lascia un pochino di strisce, però devo dire che tutto sommato in realtà non è così terribile. Lascia un finish super luminoso e dewy, quindi dovrò andare assolutamente a fissare tutto quanto. La cosa positiva è che non ha rilasciato il bel colore pastello con cui hanno colorato queste belle setole. Passiamo al correttore e ho deciso di utilizzare per sfumarlo questo qua, che in realtà ha questa forma, non so se vedete, tipo triangolare. E in realtà penso che poi lo userò anche dopo per l'illuminante, perché anche lì, cioè, i pennelli sono solo 6, quindi dovrò riutilizzarne per forza qualcuno per altre cose. Però mi sembra che possa avere una bella forma per andare nell'angolo interno dell'occhio e per andare nelle zone un po' più piccole del viso, quindi proviamo così. Allora, questo è molto flessibile, veramente tantissimo. Però praticamente, cioè, si comporta come un pennello a lingua di gatto più o meno. Di nuovo, non è il mio pennello preferito per sfumare il correttore, ma perché in generale io preferisco i pennelli molto molto più densi.
con le setole super super dense. Questi qua hanno le setole decisamente meno dense, quindi sono un po' più morbidi, un po' più fluffy, e in realtà vanno anche bene, cioè lasciano un finish, trovo, un po' più naturale. Quelli densi fanno proprio più effetto super coprente, che io di solito prediligo, ma in questo caso non è assolutamente male. Ora, dato che sembra una palla di olio, vado a fissare tutto con la cipria, e per farlo utilizzo questo super pennellone qua, che poi useremo anche per il bronzer, per il blush, per un sacco di cose. Vediamo quanta ne preleva. Andiamo a spolverare tutto il viso. Questo è veramente super super morbido e super fluffy. Mi ricorda un pochino il Real Techniques Blush Brush, ma ancora un po' meno denso. E in generale mi piace per fissare la base. L'ho fissata bene, lasciando però comunque, come vedete, un effetto ancora abbastanza luminoso. Io di solito magari vado più con un kabuki, quindi viene molto più mattificata la base, perché ovviamente preleva più prodotto e lo concentra molto di più. Questo qua lo disperde un po' di più, quindi lascia magari ancora un po' più di glow. E mi si è appena rotta la cipria. Va bene. E adesso appunto passiamo al contouring, sempre con questo pennello. Utilizzo la palette di Mulak. Vediamo un po' che lavoro fa. Non è male, non è male. Ne ho preso veramente poco di prodotto, così almeno non faccio nessuna macchia. Però, avendo già questa forma un pochino piatta, mi va a prendere lo zigomo molto bene. Vado a mettere un po' di bronzer e un po' di blush da questa palette di Urban Decay. E vado a fare un po' di bronzing. Viene molto molto bene in realtà, perché è super fluffy questo pennello. Guardate come si piega. Molto molto bello. Perché lo concentra molto di meno, lo diffonde molto bene. Quindi questo mi piace, devo dire, un sacco. Poi prendo questo blush qua di Mulak. Questo è Climax. Praticamente il funzionamento è lo stesso del blush brush di Real Techniques, è appunto solo un po' più molle questo. Poi andiamo a mettere gli illuminanti, appunto utilizzo questo qua perché non so, ha una parte più piatta, quindi magari è meglio per andare a segnare lo zigomo. Ne prendo un po'. Notevole, notevole, devo dire, perché è parecchio denso per essere usato come pennello per l'illuminante, quindi in realtà preleva parecchio prodotto e lo applica tutto insieme, quindi diciamo che per un highlighting bello deciso è perfetto. Vedi? Si trova sempre un uso per i pennelli unicorno. Adesso è il momento delle sopracciglia. Io, per non barare, su questo pennellino, come potete vedere, non c'è il pettinino, e io per non barare non l'ho preso proprio, quindi non lo userò. E proviamo con i miei amati Brow Pot di Nabla a fare delle sopracciglia con questo pennellino ad angolo. Wow, preleva un sacco di prodotto in realtà. Diciamo che per un effetto non proprio super definito, un po' più naturale, non è neanche troppo troppo terribile. Perché è molto spesso in realtà, quindi fare proprio qua al fondo una codina super sottile, super definita, è un po' difficile. Ora per gli occhi diventa una sfida, perché ho solo due pennelli. Non so bene che cosa riuscirò a combinare con due pennelli, ma ci proviamo lo stesso, e ho deciso per questo make-up di tenermi comunque sui toni pastellosi, diciamo. Quindi ho deciso di utilizzare questa palette qui, perché è appunto la più pastellosa che ho, e non so neanche io che cosa andrò a fare, ma per adesso mettiamo un colorino lilla tranquillo nella piega con questo pennello, che è un blending brush gigante, quindi in realtà non è proprio perfetto, ma va bene lo stesso. Allora, è morbido, è molto grande in realtà, quindi non è super semplice, diciamo che più per magari sfumare i bordi o comunque. Sì, diciamo, per un colore di transizione può ancora andare bene, ma un colore molto chiaro, molto leggero. Ed essendo un po' piatto, come vedete, in realtà si infila nella piega abbastanza bene. La potete usarlo per così, oppure in verticale per avere, insomma, un effetto diffuso in diversi modi. Metto questo sorta di magenta nell'angolo esterno e in quello interno. Cerco di fare una sorta di halo eye. Poi vado a fare con questo pennello la parte centrale con, direi, questo colore qui. E adesso con questo qua angolato vado a prendere un blu, un misto di questi due, una sorta di linea che vada sotto verso l'alto. Voilà, ho ancora aggiunto un pochino di giallo così nell'angolo interno, giusto per
dare un tocco più unicornico e ho messo sulle labbra Backtalk di Urban Decay, così più che altro perché già gli occhi sono abbastanza power per me, quindi direi di andare su un nude sulle labbra così non si sbaglia mai. E voilà, questo era il video di oggi, io spero che vi sia piaciuto, che questi pennelli unicornici vi siano piaciuti. A me devo dire che, a parte tutto, sono piaciuti parecchio, cioè oltre al packaging stupendo, sono anche dei pennelli, insomma, non fantastici, ma di certo non il peggio che io abbia mai provato. Quindi, se siete interessati, appunto, io vi lascio delle altre indicazioni di magari se trovo altri pennelli di questo tipo, se non ci sono più quelli che ho preso io. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'emoji dell'arcobaleno e noi ci vediamo al prossimo video. Peace out! Nelle puntate precedenti. Quindi ho deciso... C'è l'arcobaleno tra le emoji? Non lo so. Scopriamolo subito.